Sì, sono Dan e benvenuti nella 316ª puntata di Eurotrack Simulator 2. Allora, ragazzi, oggi siamo qui a Linköping. Scusate un attimo che controllo di star registrando. Ok, dobbiamo andare fino a Stoccolma, qua in fondo, proprio il posto più sperduto del mondo. Col 580, siamo con questo R580 Streamline. E niente, direi che possiamo partire subito. Perfetto. Allora, l'ultima volta mi ero parcheggiato qui per evitare. Aspetta. Per evitare, ma la pausa dovevo farla? Eh sì, infatti. Poi ti ho detto per evitare di far passare le ore in altro modo, ma se poi non schiaccio invio, le ore non passano lo stesso. Perfetto, facciamo la pausa. Dormiamo 9 ore. Ora sono le 9. No, abbiamo fatto 9 ore di pausa, sì. Dobbiamo far venire, sono le 8. Quindi le 9.17, 10.17. Quindi 10 punto. Ehi, 10 punto. Ce la faccio. 10.1, 10.2, 10.3. Perfetto, ora DL 10 ore. Perfetto. Un'ora alla fine me la sono fatta. Vediamo EX1. Sì, un'ora me la sono fatta perché mi ero completamente dimenticato di avere quell'ora in più e me la sono giocata praticamente. Cioè, me la sono sprecata. Però vabbè, fa niente. Ora qui su non ci giriamo diretti. Qui vediamo se riusciamo a girare qua. Venirci qua è facile, ma andarci via è sempre più difficile. Ok, ci dovremmo passare. Ok. Qui hanno fatto una stradina tanto stretta che se non vai sul marciapiede non vai da nessuna parte. Ok, facciamo passare anche questa e andiamo. Di là non mi sembra di vedere nessuno, perfetto. Linköping, sono venuto in una zona che non avevo mai esplorato qui a Linköping, sinceramente. È una zona nuova praticamente. Era grigio, sapete, il grigio delle strade non esplorate. Ah, questo camion l'ho. No, aspetta, mezza marcia. L'ho un attimino modificato perché non aveva il retarder, almeno sono andato a mettercelo. Perché non lo aveva, quindi sono andato a mettercelo. Perfetto, ora queste due rotonde ci dobbiamo fare. E nulla. Andiamo, dai. Ah, questo qui mi fa passare, grazie. Questo non si sa cosa voglio fare. Non vuoi sapere cosa fare o meno? Ok, questi ora mi tagliano la strada e infatti sicuramente. Ma perché mi devono tagliare la strada tutti? Che poi mi fanno perdere anche del tempo. Perché io ero lì, avrei dovuto spostarmi, quello lì mi ci è venuto a lui dove dovevo andare io, e non mi potevo andare. Ho dovuto farlo passare. Un Volvo là non mi piace. E infatti. Perfetto, qui non si capisce mai cosa combinano su queste rotonde. Si fanno. Oh, si fermano sulle rotonde. Vabbè. Comunque stiamo portando questi soliti 230 quintali di Sef Marino. Comunque potenza ne abbiamo perché abbiamo un 580. Prossimo è il 500 serie 5. E prossimo ancora non lo so, penso sarà il 440. E poi non lo so, magari torneremo col 620 o non lo so ancora che cosa. Non so che livello sono più che altro. Sono al livello 24. In teoria si sblocca verso il 29, 730 euro 6, per cui magari arriverò a quel livello là. Non so.
mattina, ce n'è da fare abbastanza. 2 ore 44, 2 ore 44, noi abbiamo di guida ancora. Beh, non abbiamo fatto niente ancora, abbiamo guidato 10 minuti. Vedete, adesso il tempo non correva, perché abbiamo guidato per pochissimo, 10 minuti. A volte quando il tempo corre, in questo tempo avremmo... Ciao! Per aver fatto questa strada, magari ci avrebbe segnato un'ora, almeno un'ora, per cui buono, quindi ci arriviamo sicuramente là. Saliamo verso il nord. Poi non so sinceramente se scendere, vediamo un pochino come trasporti, cosa c'è da fare. Magari abbiamo un tre assi, vedere un pochino cosa c'è da fare. Questo qui che avevo copiato, avevo detto dalla realtà, era un pochino diverso, solo che per esempio questa parte qui invece che in plastica era in vernice e ho preferito farlo così, un po' più intonato, e soprattutto era in inglese, quindi aveva la guida dall'altra parte, ma sapete che io se posso guido da questa parte, l'ho capovolto. Che poi ho notato che i camion inglesi hanno la leva del cambio Scania, ce l'hanno, è la stessa, vabbè, già me la davo che forse è la stessa, che non ne producessero una solo per l'Inghilterra, cioè per l'Australia, insomma, dove c'è la guida destra. Però non ero così sicuro. Invece proprio c'è questa leva del cambio che tu è fatto per cambiarlo con la mano destra, diciamo. Infatti le mezze marce le cambi col pollice, invece loro, dovendolo usare con la mano sinistra, non so come facciano, cioè se lo usano con qualche altra, con qualche altro dito, hanno più dito magari, non lo so. Guardavo com'era la strada, ma è tutte e due corsie, andare su Sotertalie, vedevo che si stringevano. Ma sono andato a farmi un giretto su Sotertalie, che ero con l'altro trasporto che dovevo andare a Stoccolma. Già che c'ero mi sono andato a fermare lì. C'abbiamo uno Scania davanti, però davanti ancora non si capisce, sembrerebbe un Volvo, ma non si capisce da questa distanza, dagli specchi. Dio, che è un Volvo, cosa fanno fermi? Ma perché vi dovete fare queste manovre che vi tagliate la strada? È quest'Arcese qui, che ha fatto tutti questi problemi. Cos'ha, un Iveco, pure? Quello lì mi ha tagliato la strada in un modo, con la macchina, in curvo, eh. Vabbè, che certa gente vede il camion e si spaventa. Qui sopra tra, vedono il camion, lo fanno apposta per tagliarti la strada. O è vuoto o vasto questo Iveco qua, perché in ripresa su dalla salita noi ci abbiamo 230 quintali, lui spinge. C'era anche un'altra strada da poter fare per arrivarci. No, mi sbaglio. Mi sbaglio forse. Ah, per andare al porto, che potevi passare di qui o di qua. Sì, ma di qua è l'unica per andare. Beh, qui non capisco perché io debba fare sta stradina qua, stupida. Aspetta. Resetta il navigatore. No, ok, non è stupida, è la strada giusta. Perché se andassi veramente qui sarebbe la stradina stupida. Ok, cioè basta, basta, basta. Non ti arrabbiare. Va bene così. Andiamo dritti, cosa ci segna? Quella roba lì, Stoccolma. Di
là qualcosa con Berga. Bandiere svedesi. Vabbè, mi sembra giusto, Stoccolma almeno. Poi una cosa che faccio spesso, invece che schiacciare. Ehi, ciao. Quando ho il G27, invece che schiacciare il tasto che ho, l'ho impostato su quel pad, diciamo, il retarder con la freccia verso il basso. Invece che schiacciare la freccia verso il basso, tiro, diciamo, verso di me la freccia verso l'alto, che ha la stessa funzione. Solo che non so perché, ma mi viene più comodo. Qualcosa di questi giorni riguardo a Ferkam, ma non mi ricordo più cosa. Tipo Ferkam e Artoni che si sono divise, insomma, come aziende. E io qui sorpasserei anche tanto. Non avendo le DC, vedete che non mi uso il retarder. Ora però, mi sa che non posso continuare a fare questi sorpassi pazzi. Vabbè, intanto ci spostiamo di qua, danni non ne facciamo, ora mettiamo le DC. A me divieti di sorpasso non mi sembra di averne visti, almeno favoriamo anche l'entrata di questi poverini che sono lì da chissà quanto. Là cosa c'è, un incrocio? C'è un rotondo. Allora sorpassiamo ancora questo. Ok, forse non dovevo sorpassare ancora questo perché poi arrivano troppo. No, invece ci stiamo, ci stiamo. Ok, sì, ci siamo, ci siamo. Eccoci qua. Quarta L. Caricare, noi andiamo Univar. Sicuro lì è il più furbo che passa di lì. In teoria questi qui dovrebbero stare sull'altro lato per andare di là. Ma vabbè, non si capisce nulla. Anche nella realtà nessuno sa fare le rotonde. Non è solo nel gioco. Cioè, nella realtà 3 persone su 4 non sanno fare le rotonde. Il gioco è ancora più realistico, diciamo, da questo punto di vista. Io qui ho bella che... No, grazie. Dicevo, bella che ho capito che mi deve infilare, se no non mi fanno passare. Invece mi hanno fatto passare. Bello quel posto di là, quasi quasi dopo ci vado a fare un giretto. Questo qui mi sembra di esserci venuto, che non è tanto, ma la strada mi sembrava grigia, come se non ci fossi mai venuto. Univar com'è? Ah, è grigia, boh, non ci sarò mai venuto, cosa devo dire. Ero quasi convinto di esserci già venuto, c'è un altro posto che ha una strada simile. Ma mi sembra strano. Proprio mi ricordo questo posto qua. Non lo so. Qui si entra di qua, no? Sì, per forza. Qua non è che ci sia tanto spazio, eh. Ho anche un tre assi, per cui è ancora più lungo. Sinceramente lo spazio qui ci manca un pochettino. Lo spazio di manovra. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Guarda che non mi voglio mica portare via sta botte qua. Questa cisterna qui.
No, invece no, mi ricordavo una volta un posto del genere che ci avevo già minato, il carcere, non era questo allora. Ora ci rimettiamo i clitti, non glielo lascio così. Anche perché non me lo accetta così. Perfetto. Qui lo accetta. No però. Siamo a carrello, se non serve più adesso. Offerte di lavoro, vediamo un pochettino. A Stoccolma ce n'è uno dalla Mivar qui, Univar. Io dico Mivar perché mi ricorda il come si chiama il Willys, non è il supermercato. Karlstad, le televisioni. Sì, Willis è al supermercato. No, non gli ho cambiato il coso dietro. Vedete cosa succede? A fare le cose senza un attimo pensarci. Beh, guardiamo questo. Dobbiamo portarlo a una cava. È questo qua di fianco a noi. A meno che noi non facciamo così. C'è una cava, scusate, una falegnameria. Dov'è Londra? Cioè, dov'è Stoccolma? Qua c'è un'officina, perfetto. Tuninghiamoci il camion, cambiandogli la parte dietro qua. Mettendo a... No, Griffin, aspetta, vai su, originale. Ci danno ancora 250 euro a noi. Torniamo adesso da dove eravamo, da dove siamo venuti. E noi siamo venuti da... Ah, vedete qua com'era. Sarebbe finito. Il bello è che ti frega in una maniera impressionante. Ok. Saremmo arrivati girati per così, quindi giriamo per così. Offerta di lavoro. Prendiamoci questo e via. No, messo il magnettino invece che toglierlo. Ah, comunque ragazzi, mi sono andato un attimino, cioè, a informare. Riguardando le mod di... No, Power Husky, come si chiama? A proposito di Power Husky, voglio vedere una cosa. No, questo. Dov'è? Ok. Vediamo. Sì, cioè. Ho messo. Mi avevate chiesto di mettere questo Mercedes plasticoso. Wow. Mi sa che il prossimo sarà uno di questi. Default lighted. Bello. Vai, non voglio rovinarmi la sorpresa. Vi dicevo di Abastrepas. Praticamente io ho la versione... No, ho messo gli specchi. Cosa cavolo sto combinando? Ho la versione sopra, questi abbaglianti qua. Che stanno lampeggiando adesso. Di appunto Abastrepas, che sono la versione Vision X Extreme, che lo fanno anche nella realtà alcuni, di metterci questi sono quelli a LED che ti fanno vedere di più. E praticamente ha cambiato e adesso sono dei running light quelli, tutta la maschera streamline sopra è diventata dei running light, cioè si accende quando accendi il cambio praticamente. Quello che l'altro giorno mi domandavo il perché e il per come fossero accesi, se io avessi avuto anche le luci spente. Beh,
siamo infilati. Ora ci dovremmo anche infilare di qua in teoria. Qualcuno che mi fa infilare di qua? Qualcuno mi fa infilare, ma questo non rallenta. Perché noi a differenza loro le rotonde le facciamo giuste, per cui ci mettiamo dalla parte giusta per farle. Cioè, in teoria la freccia andrebbe. Che cavolo ho combinato? Dovrebbe essere di qua, poi di qua. Quelle frecce lo so anch'io come che non si mette, cioè non so neanche io metterle. Cioè sì, in teoria so metterle, però non ne sono sicuro. In pratica però non lo so. Ecco. Ora, Stoccolma, 13 ore, ma non posso prendere il traghetto a Niashan. Sinceramente, ah, infatti lo prendo lì. Ventspils. Sì, ok, mi sa che faremo questo. Ah, la segheria là me l'hanno messa. Secondo me questo qui tutto in una puntata ce lo riusciamo a far stare, vediamo. Sì, penso proprio di sì. Se là mi segnava pure, sì. Abbiamo perso un attimino di tempo qua, però la facciamo, facciamo la puntata un pelo più lunga, tanto ne ho la possibilità oggi. Per cui va bene. Prendiamo il marciapiede, che prendiamo questa povertà, ciao. Qui non usiamo neanche di retarder. Sfruttiamo la salita. Pensavo fosse tutta in salita. Beh, in realtà è tutta in salita. Per cui guardate un po', mi tocca anche accelerare. Acceleriamo in modo da arrivarci quasi fermi qua. Almeno nel caso dobbiamo fermarci. Nel caso dovessimo fermarci, siamo già fermi praticamente. Sbagliato. Questo qui non si capisce nulla. Non si capisce dove deve andare. Ok, per fortuna non si fa tutto il giro della rotonda. Enschede, Enschede. Tedesco, lui mi segnerebbe di andare di qua per ritornare di là. Bene, facciamo meno. Ah, qui dove siamo venuti un attimo fa con il teletrasporto, diciamo. Chi c'era? Porca miseria. Scusate, chiedo perdono. Chiedo scusa. Invece che togliere il coso, ho fatto partire la notifica. Mi era arrivata una notifica di Clash, invece, che era suonato il telefono. Invece che togliere il sound, ho schiacciato un pelo sotto e mi si è aperto Clash. Guardate che ora lo metto veramente in silenzio, se riesco, senza aprire di tutto. Ok, suono, vibrazione, perfetto. Allora, 45 minuti. In teoria noi abbiamo ancora, sì, infatti abbiamo ancora 1 ora e 10 di guida. Ecco, suona adesso. Era da tanto che non venivo a Nianshan. Sì, occhio, ecco, infatti. Io lo sapete che quando faccio questi incidenti neanche più ci faccio tanto caso, perché li faccio sempre. Ma non so se. Non, sinceramente. Non riesco a capire perché gli faccio questi incidenti. Sarà la prospettiva che mi frega. Non riesco a capire la velocità che fa lui. Perché lì avevo già mollato i freni. Avevo detto, cioè, subito avevo un attimino frenato. Ho detto, ok, questo qui va piano. In quel punto lì avevo mollato i freni. Stavo accelerando. O sarà la prospettiva che mi frega? Non so, c'è qualcosa che mi frega. Non riesco a vedere la velocità che fanno gli altri se lo tracco. Cioè, c'è qualcosa che proprio. A parte che mi sembra di essere seduto in terra invece che su un camion, però quello lì è un altro discorso. Perché poi forse faccio un frontale, no. Cioè il 99,9% degli incidenti che faccio sono così. Poi c'è la volta che mi prendo su un marciapiede, va bene. No, aspetta. Ho sbagliato il tasto, per fortuna ci ho guardato perché avevo il dubbio. Avevo il dubbio di aver sbagliato il tasto.
traghetto alla Stena Line. Camion con neanche 250 km, non c'è proprio nulla. Ventspils 12 ore e 30 di traghetto, wow. 2:27 di martedì, o no, non lo so, no, mercoledì. Sì, infatti mercoledì. Ciò significa che 2:27 abbiamo fatto tutta la pausa. E io direi che per partire io direi che aspettiamo. Beh, in realtà non si potrebbe fare di stare nella nave fermo. Però direi che facciamo venire le... Che non facciamo venire niente. Perché almeno se riprendiamo la nave, quello che ho intenzione di fare... Ora vi faccio vedere qua. Arriviamo di là che è giorno. Guardate un po' qui in realtà. Non so se avete visto come avremmo la schiena sotto. Oramai più o meno un po' d'occhio ce l'ho. Perdiamo tempo, che almeno se dobbiamo prendere poi il traghetto ci siamo già. Qui, ehi, tipo, mi ha fatto uno scherzo il volante. No, perché mi ha fatto una roba del genere? Non lo saprò mai più. L'unica cosa che so è che sbaglio continuamente Marco. Ok, dov'è? Ma mi sbaglio se ti hai trasportato un pedone. Dovremmo cambiare marcia, però... Sì, ciao, cambiare marcia. Dovremmo comprare un garage nuovo. Però adesso qua, in questo posto qua, non mi sembra il caso di comprarlo. Ma ho mica usato quella marcia? Forse sì. Andiamo, dai. Che non ne ho già più voglia. Perché io quando devo dire delle cose, parlare su Eurotrack, va bene, mi diverto anch'io a giocare. Ma quando faccio così, che è tutta la puntata, che non dico niente, dico andiamo, andiamo, andiamo per non stare zitto, sicuramente mi rompo tantissimo. Peggio che ci guidassi io e basta. Cioè io da solo. Partire. Perfetto. Io mi ricordo che c'ero venuto una volta senza il navigatore, ma ero tipo perso in questo posto qua. Sì. Quando all'epoca andavo tipo senza il navigatore, mi inventavo un po' le strade io. No, ma complimenti. Ma chi è che mi è venuto dentro? Quello là, l'ho visto che era arrivato mezzo sparato, sinceramente. Non ho neanche visto le quattro frecce, però. No, che cavolo sto combinando? Non ci capisco più niente neanche con le marce dentro qua. Vorrei vedere se il Volvo, quello modificato, funziona ancora. Dov'è? Volvo, Volvo, Volvo. Ah, qui. Sì, penso di sì, perché sennò non sarebbe così in prima linea.
Sì, ok. No, perché ho visto che ne è uscita una versione nuova mezza stramba. Ho detto, ma sembra neanche quello fatto da lui. Poi già sapevo che lui rilasciava solo con le nuovi aggiornamenti come tipo RGDL. Per cui mi ha fatto un attimo strano. Sì, qua io ci passo anche forte, tanto. Se loro track non fanno niente. Qua dentro, no? E allora vedete che era appunto una falegnameria qui, una. Come si chiamano quelle che tagliano lì? Una segheria. Segheria, sawmill. Grazie di avermi aprto. Mi state aprendo, insomma. Sono proprio in quel postone. Ok, se lo dici te che lo vuoi, lì, te lo metterò lì. Quanti sono questi 250 quintali? Non si poteva passare, perfetto. Qui quindi ci passiamo sopra. Voglio vedere chi è che mette delle tavolette così. Tutte tavolette perse dappertutto. Io non lo so. Allora. Ero un po' appoggiato sul volante, quindi mi sono fermato per fare una roba del genere. Mettiamo bene qui sul bordo, occhio crocente, un po' più in là. Qui sapete che il camion salta quando ci sei troppo vicino. Beh, ora vorrei vedere se riesco a scappare. Guardate che bello che è. C'è le ruote sopra. Ah sì, ecco. Comunque, se non ci fosse sto contorno verde ci avrei fatto una foto. Beh, basta che faccio qui e la posso fare lo stesso. Ok, mostrami i risultati. Guida. Vediamo un pochettino. Fari spenti però, che più bello. Con le ruote un po' sterzate, tipo non troppo. Così. Così. Bella foto. Quanto siamo di video? Giusto per sapere, farmene un'idea. 32 minuti. Ok. Io vi ringrazio tantissimo. Per la visione, ragazzi, da Adena è tutto. Ciao a tutti.